Sono Marilinda Ingrande e faccio parte del Comitato Popolare per la Radioterapia. Siamo qua per raccogliere le firme. Più firme raccoglieremo, più portiamo avanti la causa per il nostro ospedale, che momentaneamente c'è il rischio che la radioterapia non venga attivata. E stiamo raccogliendo abbastanza firme, la gente è molto coinvolta in questo e stiamo cercando di portare avanti comunque una battaglia che sia per noi di Mazara, ma anche quelli della provincia, perché l'ospedale ci manca da 5 anni e dovrebbe aprire comunque come una struttura complessa che abbia l'opportunità di dare la possibilità di curare le persone in sé. Accanto a me ci sono anche altre persone che fanno parte del comitato, il signor Piero Pace. Buonasera. Buonasera e grazie. Innanzitutto un ringraziamento va direttamente alla televisione, dove ci sta dando un supporto su questa battaglia e campagna che stiamo portando avanti. Un saluto, diciamo, da parte noi del nostro comitato va fatto anche al nostro amico Ciccio Foggia, che in qualità di esponente politico si sta spendendo anche per la città di Mazara del Vallo nella battaglia, nella campagna che stiamo portando avanti. Un ulteriore invito lo facciamo sicuramente ai nostri cittadini di venire a firmare continuamente, perché è una cosa molto 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 interessante per tutto il nostro territorio, perché noi già la radioterapia l'abbiamo e la dobbiamo tenere noi. Trapani non è pronta, ma Mazara sì. Quindi questo appello va fatto per tutta la cittadinanza di Mazara del Vallo, di essere presenti e di venire a firmare continuamente. Noi già siamo presenti in tutta Mazara, siamo in presente, abbiamo la televisione che ci dà la giusta informazione, passeranno sempre continuamente le domande, passeranno sempre qualsiasi informazione noi vogliamo dare e siamo sempre qui ad aspettare a voi. Ricordiamo comunque che domani siamo sempre qua in Corso Umberto e portiamo avanti per domani sempre la giornata per le firme. La prossima settimana saremo in Piazza della Repubblica e penso poi in via Emanuele Sanzone e in via Bersaglione per completare il tutto. Fine settimana prossima saremo sul centro commerciale di Castelvetrano, dove ci hanno messo a disposizione un'area sempre per l'ospedale di Mazara. Mi raccomando, il motto è: manteniamo l'ospedale di Mazara, manteniamo la nostra radioterapia. Noi siamo pronti, ma Trapani ancora non lo è e quindi la dobbiamo tenere qua. Questo è quello che noi portiamo avanti come battaglia e questo è quello che faremo nei prossimi giorni, sia a Mazara che in provincia di Trapani. Continua senza sosta la raccolta firme per la radioterapia dell'ospedale di Mazara. Oggi siamo in Corso Umberto, a 2 settimane che siamo in giro per tutta la città. Io devo ringraziare veramente di cuore tutti quelli che fanno parte di questo comitato cittadino, mamme, papà che lasciano le proprie famiglie per dare il contributo e l'impegno per una causa molto importante per la nostra città, perché la radioterapia complessa sarebbe una cosa molto importante per questa nostra struttura, che è un fiore all'occhiello, è una cosa molto importante e soprattutto è per la salute e i diritti di noi cittadini. Noi cittadini siamo ormai dalla politica calpestati, ora diciamo basta, quindi ci impegniamo. La città sta veramente rispondendo in una maniera grandiosa, non solo, anche le città limitrofe, Petrosino, Campobello, Castelvetrano si stanno impegnando, ci stanno aiutando in questa raccolta, è una cosa molto importante per tutto il nostro territorio. Io invito ancora di più le persone a avvicinarsi, già quando ci vedono già ci riconoscono, e questa è una cosa bellissima, e firmano. Soltanto una piccola minoranza di persone non vuole firmare per le proprie idee, che neanche ci interessa, ma la maggior parte delle persone firma con grande volontà, perché capisce l'importanza della cosa.